mattina. Pareti senza isolamento, finestre sottili e montate male. Ancora solai che disperdono calore. Lega Ambiente ha bocciato le nostre case e i nostri uffici. In 9 casi su 10 sono più che altro dei colabrodi che fanno lievitare i costi delle bollette e l'inquinamento ambientale, pensate. Allora, qual è che è più bello, soprattutto per le nostre case, è il fatto che comunque già di per sé siano un po' troppo calde, soprattutto nei riscaldamenti a causa dei riscaldamenti condominiali. A Milano, dove è in corso una vera e propria battaglia anti-smog, il comune prevede infatti di far abbassare il riscaldamento da 20 a 19 gradi e di spengere i termosifoni un'ora prima, pensate. Guido. L'unico caso, perché anche a Pavia, come ci riporta la provincia pavese, il comune ha deciso di mandare a casa degli utenti vigili urbani per verificare che venga rispettata la disposizione che prevede che il riscaldamento non superi i 20 gradi. Le multe per i trasgressori sono salate, vanno da 500 a 2500 euro. Si trovano anche delle situazioni paradossali, una lettera di una lettrice al Messaggero che dice in sostanza che la temperatura esterna era sui 16 gradi all'ombra e che il termosifone in casa raggiungeva i 24 gradi. Ha chiamato l'amministratore condominiale e le ha detto che per far raggiungere la temperatura giusta ai piani superiori bisognava tenere il termosifone a quel livello là. Ma la signora forse sarebbe ancora più preoccupata se scoprisse un articolo pubblicato da Repubblica che dice che in sostanza che per dimagrire il termosifone a 18 gradi, troppo calore favorisce l'obesità. Ma pensa, insomma, nelle nostre case, quelle comode, quando ce le abbiamo comode, fa troppo caldo e questo calore per lo più va disperso e tutto questo alleggerisce anche parecchio i nostri portafogli, ci fa respirare peggio in tutte le città. Mauro Spagnolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Direttore responsabile del quotidiano online rinnovabili.it. Non è certo un bel quadretto, a proposito di quadretti, qui tra poco vedremo di tutto, c'è un sacco di campioni interessantissimi. Ma come mai gli edifici sono la causa di tanta dispersione, di tanto spreco energetico e anche di inquinamento, dicevamo, atmosferico? Beh, direi essenzialmente per 3 motivi. Il primo è che il comparto edilizio consuma al mondo il 40% dell'energia disponibile. E il secondo è che i cittadini occidentali come me o come lei abitano il 90% della propria vita all'interno di un edificio. E il terzo è che il comparto edilizio è il più arretrato tecnologicamente rispetto agli altri comparti importanti della nostra vita, come ad esempio il comparto trasporto o il comparto industriale. Quindi più del traffico? Assolutamente sì. Allora, è il principale responsabile di inquinamento. Però questo che ci ha portato in studio sono alcuni esempi di infissi concepiti per evitare la dispersione del calore, no? Eccoli qua, alcuni li potete adesso guardare insieme alla nostra regia. Ci spiega bene come funzionano e quanto possono costare, che mi sembra insomma un argomento da dover trattare. Assolutamente sì. Dunque, abbiamo portato un po' di infissi, alcuni dei quali sono di tipo convenzionale. Sì. Pensate che più del 60% del parco edilizio attualmente in Italia ha infissi di questo tipo, sì, che sono infissi che hanno una bassa capacità di resistenza alla temperatura e anche alla protezione dei rumori. Sono infissi con guarnizioni a schiacciamento e quindi dopo qualche anno sicuramente ci sono dei problemi di infiltrazione d'aria. Devono essere quelli di casa mia, a naso direi. Questo è un altro infisso convenzionale, ma già di maggior livello, perché ha il vetrocamera e quindi ha una capacità di trattenere il calore molto migliore. Ma se andiamo dall'altra parte, ecco, qui c'è un infisso dell'ultima generazione, qui siamo un po' già nel futuro, sono infissi, a doppia camera, triplo vetro, sì, triplo vetro. E sono infissi cosiddetti
con la giunto aperto, cioè questa camera che è esterna fa sì che entra l'aria e l'aria, il vento spinge sulla guarnizione e fa lavorare l'infisso ancora meglio. Ma costa un sacco di soldi questa cosa? Costa grosso modo da un terzo a due volte e mezzo quello convenzionale, quindi insomma questo poi è il futuro. Questo è il futuro, io mi metto è di il lato, futuro perché è una finestra con vetro fotovoltaico e qui il concetto è ancora più innovativo perché oltre ad avere tutte quelle caratteristiche specifiche di tenuta alla temperatura, qui il vetro più esterno è anche un vero e proprio modulo fotovoltaico, cioè una volta esposto ai raggi solari produce energia elettrica e ha una trasparenza dal 10 al 30% e quindi è praticamente un vetro fumé e qui lo possiamo vedere. Fantastico, e questo dove si mette? Si mette su per esempio? O... No, questo si mette all'interno del telaio e quindi fa parte del corpo finestra vero e proprio. Della finestra. Ecco, a questo proposito, leggevo sul Sole 24 Ore, sono qua, che mi sono messo un po', come si dice, di quinta, o forse la raggiungo, va, è meglio. Leggevo sul Sole 24 allora, Ore che le energie rinnovabili nel nostro paese hanno fatto dei passi da gigante, lei ce ne ha dato una conferma, è che c'è un boom da adesso del fotovoltaico, più del 160% in più, però c'è un fatto, la copertura finanziaria per gli incentivi appunto alle energie rinnovabili dovrebbe arrivare da un prelievo sulle nostre bollette. Ma è così, cioè siamo noi alla fine, non lo Stato, che incentiviamo l'installazione del fotovoltaico? Sì, è così, un piccolo prelievo è presente nella bolletta che paghiamo tutti, ma io ritengo... Un piccolo prelievo? Un piccolo prelievo, no, è molto piccolo, ma ritengo che sia un fatto assolutamente importante che la collettività e tutti noi in qualche modo contribuiamo alla gestione qualitativa dell'ambiente futuro del nostro pianeta. Allora, caro direttore, prima di farle la prossima domanda, sai che cosa facciamo? Le mostriamo un servizio che è stato realizzato da Cristina Conforti, che è andata in una scuola di Pordenone e praticamente in questa scuola hanno installato il primo prototipo di caldaia ecologica. Adesso parliamo di caldaie. Una caldaia che non inquina perché fa a meno dei combustibili fossili. Guarda un po', spagnolo, guardi là. Eccola la prima caldaia che non inquina, tecnicamente pompa di calore ad alta temperatura. Ci mostra proprio la temperatura dell'acqua al suo ingresso e poi all'uscita? Allora, la macchina pompa acqua in entrata a circa 12 gradi, che è un'altra caratteristica importante perché è la temperatura normale dell'acqua che è fuori. Quest'acqua attraverso un sistema di tubi passa attraverso tutta una serie di componenti e viene portata a circa 70 o 80 gradi. Quindi ecco che il calore viene trasferito, riscalda, quindi adesso attualmente una palestra, degli spogliatoi e fornisce acqua calda? Assolutamente sì, la macchina come tutte le caldaie fa sia il riscaldamento che l'acqua calda sanitaria, non emette CO2, quindi nelle nostre città se avremo tante di queste pompe di calore riusciremo ad abbattere drasticamente i livelli di inquinamento e riusciremo a inserirla tale e quale senza dover cambiare gli impianti. È il risultato di una positiva sinergia con l'ente locale, in particolare con l'assessorato all'innovazione della provincia di Pordenone, che ha trovato una collocazione in situ felice per quanto riguarda appunto questo progetto innovativo a livello europeo. Credo che i ragazzi, i professori, stanno lavorando ad una pompa di calore tutta vostra. Sì, sì, sì. Adesso abbiamo iniziato un nuovo progetto quest'anno. Di cosa si tratta in concreto? Questo è un impianto radiante a soffitto che lavora a basse temperature, quindi quella che si sposa meglio con le pompe di calore. Noi abbiamo pensato che se il condominio tradizionale tipico doveva spendere 100.000 euro per comprare una caldaia non l'avrebbe mai fatto. Quindi tutti i prodotti che verranno fuori dal programma Energia Enerplan di aree del Ministero dell'Ambiente saranno comunque pensati per sostituire i prodotti già esistenti. E effettivamente vengono abbattuti i costi della bolletta. Per esempio su questa scuola si prevede che ci sarà un abbattimento del 25% dei costi di conto energia. In più il 70% dell'energia è praticamente rinnovabile. Allora, direttore, questo tipo di caldaia si può installare anche, adesso l'abbiamo visto installata in una scuola, ma si può installare anche in una casa normale? E poi le chiedo se esistono degli incentivi per la sostituzione delle vecchie caldaie con modelli nuovi e più
efficienti. Sì, dunque la tecnologia che abbiamo visto è particolarmente innovativa ed è un prototipo, ma sicuramente nel giro di pochissimo tempo potrà essere esportata anche a livelli e a impianti più piccoli, quindi per residenze. Per quanto riguarda invece le caldaie che attualmente abbiamo all'interno delle nostre abitazioni, esistono degli incentivi che si chiamano sgravi fiscali, sì, il 55% spalmabili sui redditi dei 10 anni, e il consiglio che noi diamo sempre è: caldaie anziane, poco efficienti, vanno sostituite con caldaie più efficienti. Il fattore di risparmio economico è notevolissimo, le caldaie, sì, oggi costano davvero poco, sì, e se è possibile addirittura accedere a una nuova tecnologia che è la caldaia a condensazione, che è una caldaia particolare che recupera la temperatura dai fumi ed è ancora più efficiente, 110% di efficienza. Ritorniamo insieme subito a Michele. Buongiorno anche ad Alessandro Alibrandi, che è impresario edile e ci ha appena raggiunto da quest'altra parte dello studio. Prima di farci vedere quello che ha portato, perché lei ci ha portato qualcosina, una domanda classica: se si ha una caldaia un po' vecchiotta che al momento non riusciamo però a sostituire, a che cosa dobbiamo stare più attenti? E la dobbiamo controllare ogni anno, è obbligatorio fare le revisioni annuali delle caldaie da un tecnico specializzato, un tecnico abilitato che veramente con poco tempo e pochi soldi viene a casa nostra e la collauda, controlla il rapporto aria-carburante e quindi la rende efficiente e sicura, soprattutto perché nel controllo se c'è qualche problema... Ma che poi lui ci lascia un assolutamente, foglio, assolutamente, queste sono cose che vanno fatte ogni anno e c'è un libretto caldaia dove vanno registrati caldaia questi controlli. E io consiglio di fare... comunque, anche se siamo sicuri che la nostra caldaia va bene, certo, però facciamo. Certo, come no. E niente, siamo qui per cercare di risparmiare, quindi di... Adesso sentiamo Eleonora che ha da farle anche lei qualche domanda. Sì, proprio ad Alessandro Alibrandi, quando si ristruttura, Alessandro, o quando si costruisce ex novo un'abitazione, oltre alla caldaia e ai radiatori giusti e ben collocati, le chiedo quali materiali possono far diminuire la dispersione di calore di cui parlavamo prima, citando anche la denuncia di Legambiente. Ce ne sono alcuni, qui li abbiamo visti, li abbiamo spiegati insieme al signor Spagnolo, ma quali poi tra quelli che ci ha portato anche insomma possono aiutare in questo? Certamente, diciamo che la cosa principale sarebbe quella di fare alla nostra casa, alla nostra abitazione, una fotografia con una telecamera infrarossi per individuare quali sono le fonti di dispersione. Certo. Si può fare con veramente anche quella con pochi soldi. Ho visto stamattina su qualche giornale c'è proprio questo, c'è la foto con gli diciamo stessi. Che ci sono i famosi ponti termici dove l'aria entrando, la temperatura trasmettendosi sulle pareti, ce lo troviamo all'interno. Se nella nostra casa incominciamo a vedere delle macchie nere, delle muffe nere, quelle sono condense, significa che lì in quel punto la nostra casa disperde calore e l'umidità interna si condensa sulle pareti dove poi nascono delle muffe dei batteri. Allora a questo punto la soluzione è il cappotto termico, quindi vediamo, ce l'ha lì da si può parte. Ecco, io ho portato delle soluzioni, sono diverse applicazioni a secondo se lo vogliamo fare all'interno dell'abitazione o lo possiamo fare all'esterno, e si tratta di rivestire con dei materiali isolanti. Andiamo dal polistirolo al sughero alla fibra di legno. Parliamo di costi, ecco. Una caldaia a condensazione rispetto a quella tradizionale, quanto costa? Beh, diciamo che... I pannelli che lei ha portato, quanto costano anche quelli? Certo. Allora diciamo che sostituire una caldaia con una condensazione, oggi parliamo di una caldaia media, un 20.000 calorie, quella per un appartamento come ci sono più comunemente, stiamo intorno ai 700, dai 700 ai 1000 euro per una caldaia normale, dai 1500 ai 2000 per una caldaia a condensazione. Questo sempre però, quasi al doppio, no, però abbiamo rendimenti, come diceva il direttore prima, del 110%, quindi nel corso della vita della caldaia ce la ripaghiamo, consumiamo meno, inquiniamo meno. Per fare un cappotto termico, quindi per risparmiare sulla dispersione, abbiamo
diciamo, costi che possono variare per i materiali dai 15 ai 20 euro al metro quadrato più la mano d'opera, quello dipende sempre dal tipo di spessore che abbiamo, che possiamo utilizzare, dal di materiale. Direttore, gliela faccio da lontano questa domanda. Da quella parte dello studio vediamo dei pannelli che contengono dei tubi. Di che cosa si tratta? È una nuova tecnologia? Beh, quello è un altro aspetto della sostenibilità edilizia e si chiama tecnologia radiante. Sono dei pannelli che si installano al di sotto del pavimento e quindi o in fase di costruzione ex novo o in fase di ristrutturazione. In pratica si basano su un concetto unico: trasformare il nostro pavimento in radiatore. E quindi avendo una superficie più ampia possiamo distribuire meglio la temperatura e, la cosa più importante, ottenere a parità di prestazioni termiche una, aver bisogno di una temperatura dell'acqua molto più bassa, addirittura qui arriviamo a 30 gradi contro, pensate, i 70 gradi di un termosifone convenzionale. Allora, una domanda che salve, ben arrivato anche di qua. Allora, a lei direttore, tutti questi materiali, queste tecnologie adesso di cui insomma abbiamo parlato un po' fino adesso, che producono poi un effettivo risparmio energetico, sono però davvero alla portata di tutti, anche a livello economico, direttore? Beh, questo è un po' uno degli aspetti delicati. Effettivamente queste tecnologie stanno su un fattore di scala, di mercato industriale, avendo i costi sempre più bassi perché sempre più persone le utilizzano, ma dobbiamo prevedere sempre una certa aliquota che può aggirarsi dal 10 al 15 al 20% in più su un costo finale della costruzione. Però ci tengo a dire che questa aliquota in più è molto rapidamente ammortizzabile sul risparmio energetico, perché sono tutte tecnologie che fanno risparmiare. Per cui insomma è un investimento poi nel tempo. Assolutamente, e nell'ambiente. Bene. Abbiamo imparato qualcosa, dovremmo fare un po' i conti in tasca, speriamo di poterci avvicinare sempre di più a questi, diciamo, standard nuovi, moderni e anche che fanno consumare meno. Allora ringraziamo i nostri ospiti, adesso ascoltiamo le previsioni del tempo insieme al tenente colonnello Guido Guidi.